6 e mezza del mattino, Bunzo non cascio direttamente, Morgan. Voglio mettere su. Mi sbarra il freno. Ma aspetta un attimo. Ah, guarda qua come chi va messa, i furbi. Ah, adesso capio perché tutte ste code ogni volta panna armesa. I strafanti tipici con la fantipica palcipita. C'è che dare maiale a un cane, a parte che fa male, è una delle cose più stupide del mondo, che proprio non c'era niente. Questo perché il maiale è uno degli animali più intelligenti della terra. Il cane arriva ben dopo, hai capito? Quindi è un po' come dare, non so, un gatto in pasto a una formica. Non ha senso. Sì, sì, mi sono razzista anche con gli animali, sì. Qualcuno che si è sfondato nell'oscurità tutto il vassoio, neanche a metà, tutto quanto, tranne se amo, vabbè, ovviamente. Qualcuno oscuro. Eh sì, ti indica, vedi. E poi supplica così, appoggiando il muso, classico. CP, basta. Quanto mangi? Pensale, che qua il cane diventa VIP, dove il cane, vedi? Non è più un CP, cane pericoloso, ma è un DG, un Dangerous Dog. Zifahridler, Funkunko sei aereo? Hund, ho un GH praticamente, ma non suona bene. Cioè sono andato con il mio ZH, dume dal CP. E vai, paesaggini. Sì, anche da fuori, magari tutto tipo. Ah, l'assicurazione, rincotringo che non mi hanno avvisato, avevano prenotato per 2 notti. Comunque ho parlato con la signora, gentilissima, cara, squisita, pevece, quiete, sa. E niente, speriamo che il camper lo sistemino subito, cosa impossibile, altrimenti devo ritornare in quell'albergo lì. È che dista 40 km, 40, 80 km in montagna, non sei poco, porca troia. Sì, oh, caro, ne scarsa qua, neanche a tempo di finire di parlare con la tipa che sai mi porta dentro il camper, perché che miseria. Vedi, se voi facevate colletta, mi regalavate un camionazzo del genere, questi problemi non c'erano. Scherzo ovviamente, non lo sai, sa mai che magari qualcuno ne crede che lo mando a carità. In teoria dici questo, però se io, non so, o sono un po' più realista oppure che ho i miei gusti diversi da tutti gli altri, io preferisco quello, decisamente. Quella è proprio la grandezza del camper che potrei accettare, diciamo, è comunque relativamente alto, quindi si può andare un po', non fuori strada, però insomma parcheggiati quindi un prato o robe del genere, poi gemellato dietro, perfetto, la dimensione ci sta, ma soprattutto insomma i cavalli, la potenza per andare a rampegasse su, Aspetta Cesco, perché questa potrebbe essere una rubrica interessante. Allora, Francesco ha un mal di schiena molto fastidioso, no? E quindi arrivati a sto punto, tira fuori la sincerità, Francesco. È meglio tipo spaccare, non so, il motore, pagare tipo 2000 euro di roba, se non forse di più, o avere il mal di schiena, boh, per una settimana, un mese? No, spaccare il motore. Cioè, ti te pagherie 2000 euro piuttosto che non avere il mal di schiena? Io tanti? Sì. È uno che, cioè, quando... Ma no, a vita, due settimane, vita no. Tre. Sì, ho capito che i soldi sono soldi, ma fioi, quando che mal di schiena è chiuso, è chiuso. No, come non detto, è da ore che aspettiamo. Probabilmente, diciamo, da noi danno la priorità all'emergenza. Difatti, per certi lavori la tua macchina magari sta là un mese, no? Perché passa avanti tutti, risponde al telefono, eccetera, eccetera. Qua sono più schematici, qua c'è un ordine, c'è una sequenza, bisogna aspettare che tocchi a noi sostanzialmente. Oh, il CP che va in vacanza dai peluche! No, non ha senso che faccio qua aspettare. Io ho detto ragazzi, andate via tutti, casomai, cosa impossibile che mi facciano subito e che sia una cazzata, vi raggiungo poi in Italia, carico legno, eccetera, ma invece niente. Quindi li porteranno fino a Jesolo e basta, io adesso sono ufficialmente austriaco, diciamo, ecco. Ciao Belesse! E quindi, beh, è bello, dai, ho comunque l'albergo pagato, ho la mia macchina per girare e mi faccio una bella vacanza qua in Austria, dai. Adesso la rido, poi il solito discorso, può arrivare al conto del meccanico, non rido più. Quindi approfitto di ridere adesso finché si può. Queste gomme qua andrebbero bene per pulmin e che dopo non metti in bene curve, secondo me. Oh, bellissimo l'hotel, però, cara Allianz Assicurazioni, si poteva far meglio. Scherzo ovviamente. Che brutto dover specificare ogni volta che scherzo, perché dopo a me dà fastidio quando la gente fraintende, ok?
E in teoria dovrei dire ma chi se ne frega, invece no. Cioè, sapere che c'è qualcuno che pensa che io penso una cosa diversa dalla realtà, no, no, mi fa dei coglioni. Ah, ecco, una cosa che ci tenevo, che non ho mai fatto, è vero, devo ringraziare tutti tu che o hanno lavorato con me o hanno, come si può dire, mi hanno passato dei lavori. Questa è una cosa che veramente mi piace, a buon rendere ragazzi, grazie a tutti, e bello, 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 veramente, sì, no, non so cosa dire, dai, ecco quello, si è capito, quindi apprezzo, è una cosa che mi dà anche onore e soddisfazione, insomma, ecco, perché voglio dire, non so, come gli americani che ti chiedono le collette, i crowdfunding, quelle cose là, ho ricevuto del lavoro, hai capito? Quindi non della carità, dei soldi così, ma del lavoro da fare. Quindi ne sono veramente da Veneto che sono veramente contento, insomma, dai. Anche perché adesso vado a pagare la caravan life in Austria, porca miseria. Ah, beh, dai, vedremo. Ti aggiorno su quel che succede in tempo reale. Quindi questa avventura la vivi più o meno in tempo reale, dai. Nel senso, farò tante piccole clippette, ma ti tengo aggiornato non appena, subito non appena so qualcosa. Intanto, ecco, appunto, a proposito di lavoro, mi sono preparato il mio zainetto contenente il Mac e tutto quanto, che è quello zainetto che ovviamente non sta mai in camper, nonostante antifurti eccetera. Qua metto tutta la roba e viene sempre portata via fuori dal camper quando vado via. E quindi siamo pronti. Un'altra notte di albergo pagato, se non l'avevo detto, e ho il costume di scorta perché l'altro gliel'ho dato all'Alessia da portare in Italia e va. Io non conosco il tedesco, ma sembrerebbe la turdina, che è la prima cosa che io avevo detto a tutti, perché proprio me la sento a pancia. Comunque vediamo dopo se è vero confermato quella turdina. Devono essere andati tipo a prendere un pezzo, perché sono scappati tutti e due. O pulmine di osteopata, ma non credo. Ecco, sì, vedi, questo è un altro pulmine, è sempre un Mercedes Sprinter Light, non so se è che le pinette, quindi non le scuro. E sempre gemellato, vedi, questa è la natura del pulmine. Adesso un pulmino. Gli hanno attaccato un computer per vedere il codice errore. Il meccanico che parla Tom Hanks, ma questo non mi rassicura perché Tom Hanks non l'ha mai fatto il meccanico. Quindi, mentre parlano in tedesco, dopo io se mi faccio le storie in testa, cioè le serie che magari, invece le storie su Instagram, sì, non se fai storie in testa, tutto più. E magari, non so, mi pare di capire che non riescono a collegarsi alla centralina col sistema di diagnostica, oppure boh, non so, non si capisce niente qui parla, ma mi parlessi inglese e te dici. Sì, ho paura di tutti gli alberi da legname, bisogna che sto attento, in me monta la gru anche a me, più che altro fa peso, cioè seria è sempre comoda, ma fa peso. Senti il rumore che fa, vedi, fa fumeron. Questa è la mia merga barra per la retromarcia. Ok, vabbè, chiudono a mezzogiorno, riaprono a luna, vabbè, devono smontare. Eventualmente, mi hanno già detto che non c'è problema, insomma, se mi scade poi l'albergo, di dormire lì fuori da loro, dentro il camper, quindi per quello non c'è problema. Oh, che bella spesa tipica, con tutte le robe tipiche, cioè robe strane, forse questo è il reparto extracomunitari, goulash, che robe là, sì, esatto. Oh, c'ho me, sono un ragù, fammi una pasta, su, dai, qua i sughi, via, via. Mutter... Mutterle in tedesco, giustamente, Barilla, i gusti siccome quelli delle robe nostre, vedete, il pesto arancione, quei peperoni, pomodoro, genovese. Non ho il frigo, l'ho spento perché non mi consuma troppo, cioè 5 ampere ora per tutto il giorno, in più adesso è anche nuvolo, mi si spegne tutto. Devo dire che un po' come in Scozia ci sono tante porcherie, cioè non solo a livello di patatine, dolciumi, porcherie strane, ma tantissime anche bevande particolari. Io così a curiosity cola. La cosa che ricordo è la birra tipica e non hai idea di quante bibite della Red Bull, ma non le Red Bull nostre, noi qua fanno anche tipo la tonica, infinite cose di marca Red Bull. Sento prezzi più del doppio che da noi ragazzi. Cioè su Albilla, non su da Cartier, un pacchetto di patatine 3 euro. Come cosa essa un fiat tipico, ho scelto il Kurkthaler dell'Herb Krauti, che è roba là, che si regala anche al bicere. Ok, che bella è la van life di oggi, mi sono pinciato una specie di cordomblè e adesso devo trovare come cazzo aprirla. Tagliandomi solo un dito. 5 euro un cazzo di cordomblè, porca miseria. Mi costa van life qua. Da una parte sarà anche bravi, ma da che altra secondo me sono furbi come noi italiani, perché dovevano ricominciare a luna. È l'1.45 e sono appena arrivato io adesso, hai capito? A me pare che sia, beh, la fa apposta. Quindi bisogna stargli sotto, bisogna stargli dietro, come da noi. Bisogna attendere, diciamo, non. No,
Oddio caro, segno i minuti, no le ore, perché tutto oggi che sono qua sono stati un'ora precisa, 60 minuti. Mi sa che non mi incazza, Devo dire, allora questo amaro qua è molto molto buono, però come avevo già detto, gli amari qui in Austria sono veramente molto molto leggeri, c'è diversi, i nostri proprio bruciano, incendiano, questi sono proprio molto leggeri. Cazzo vuol dire, ok, no, che io mi prendo sempre avanti, sai, nella vita, se non sono mai stato inculato, almeno fino a 40 anni, è perché mi sono sempre preso avanti, hai capito? Bobo Giuzzo, hai spiegato al signore di che cosa si tratta? Non ancora, maestà. Spiega. Dunque, tu devi sapere che un parente tuo è morto. Scusa. Questo animale, da che stare Italia, ha imparato a parlare napoletano. Yes. Dice pure, pumbarola in coppa. Piacere molto vostra la lingua. Sì. Dunque, tuo parente migrato molto tempo fa in Kadong, morto e defunto, e lasciare ti universale, erede universale. Non capisco. Ma allora tu stare un po' gretino. Credo anch'io, ma... No, volevo dire che non ho parenti, sono trovatello. Uno zio, anche lui trovatello. Yes. Voi siete due parenti trovatelli che vi siete trovati a telli assieme, capito? Studiavo in anticipo le mosse dell'avversario, eccetera, eccetera, ok? Quindi l'avversario spesso è anche la vita, no? Ok? Quello che poi dicono era destino, un cazzo, insomma. Tante volte il destino te lo crei, te lo vuoi, te lo cerchi, no? Allora, per questo mio futuro, di questa avventura, in qualche modo anche simpatica, prevedo costi estremamente alti, perché qua tutto costa un casino. Quindi sono riuscito a organizzarmi, che se dovessimo sforare il discorso, stringo, il discorso dell'albergo e del noleggio auto pagato all'assicurazione, riporto indietro ovviamente l'auto, al supermercato ci vado a piedi, quindi mi alimento solo di cose del supermercato e McDonald's, eventualmente un pranzo due al McDonald's che è qua attaccato, e riscaldamento spero basti, perché dopo qua insomma la notte farà freddo, eventualmente gli dico se mi tirano un cavo del 220 metto l'alde a corrente, acqua ovviamente non per lavarmi, però insomma c'ho una quarantina di litri circa nel camper, e niente, vado avanti così, e me ne sto a casa mia qua in officina. Ovviamente la sera non si potrà uscire perché poi chiudono i cancelli, però insomma, vedi, in questo modo non ho costi, altri ulteriori costi a sostenere da parte mia sono quelli dei supermercati e basta, che costa dire Dio. Però so che tu sei abituato agli youtuber che vanno a Dubai, hanno tutta la roba di Gucci, vanno in giro con le Lamborghini noleggiate eccetera eccetera, però questa è la realtà, è diverso, è la realtà di chi innanzitutto si è fatto da sé e continua a farsi da sé, quindi non è che parte, no, con una base, non so, dei genitori che gli passano la fabbrichetta, il negozio, l'attività o questo e altro, no? Qui si è sempre partiti da zero, quindi mi è anche sempre piaciuto, sai, sinceramente, perché la vedo tanto una cosa da uomo, cioè una cosa, uomo io intendo uno che sa arrangiarsi, ok? Per me quello è l'uomo. A parte che potrei anche aver capito male della serie, magari loro si aprono all'una, ma il tipo che mi segue la macchina, il camper, torna alle due. Io in ogni caso segno, mi prendo sempre avanti, hai capito? In più, dettagli, ho anche la fortuna di avere tutte queste clip video dove si vede che sono fuori, che sono dentro, eccetera, e hanno l'ora, la data e l'ora. La merda, ritiro tutto, l'ho catato, sta facendo un'altra macchina. Te che sei un italiano all'estero, rimane a pie in pane le là, cioè, gli altri hanno una casa eccetera, voglio dire, anche se lascia lì la macchina, cioè, boh, sarà che forse sono solo io che ragiono in questo modo, oppure che ragiono, perché mi pare di essere veramente a volte solo nel mondo a usare un fiato a testa e il buon senso. 14:47, ho fatto un giro qua attorno, adesso vediamo se me lo seguono. Comunque, da quel che ho capito, i sprinter li fa bestemmare un fiatuti anche in tedesco. Sì, perché allora vabbè, sarebbe da approfondire, io te la taglio perché sennò ti saremo avanti massa. Comunque diciamo che tra virgolette non esiste l'austriaco, ok? Cioè qua parlano il tedesco, dopo esiste anche l'austriaco che sarebbe una specie di dialetto, però in Austria parla il tedesco. Stavo guardando giusto per curiosità il gancio traino com'è attaccato, però nel mio mi par di vedere gli attacchi diversi. E ho fatto sta roba qui a fianco al portaruota. Andiamo a vedere io cos'ho.
a fianco al portaruota, quindi sarebbe quello. Beh sì, mi sembra robusto. Ok. Penso che una volta mi dicevano sempre, no, tutti i tu eccetera, che il Mercedes non andrà un cazzo, no, che corre poco, però è inarrestabile. Una merda, non va un cazzo e anche un bigoglioni, porca troia. Ma sì, perché io non credo mai a nessuno, su niente. Cioè io sono veramente San Tommaso, che guarda solo dove mette il naso, io guardo solo i fatti e basta. Non ascolto mai nessuno perché i fatti dicono sempre altre cose, cose diverse. Ma sono qua tutti sotto col cambio gomme, ma mai mi abbandonano di continuo. Cioè. Boh, ragazzi, io in realtà sono anche abbastanza preoccupato perché il pulmino è sempre qui abbandonato. E è sempre o che vanno da altre macchine o che gli lacchi in fuma la sigaretta. Boh, cioè, tutto il tempo qua abbandonato così. Boh. Figata, in sostanza mi hanno detto che per il tipo di problema non hanno tempo di starmi dietro, devo andare da un'altra parte. Mi hanno detto che il camper in salita non inizia, perché il problema è il turbo, diciamo la valvola del turbo, il turbo comunque, come avevo detto io. E boh, adesso vediamo come fare. Ok, allora, questa volta ho la 108, fate caso al fianco quella che avevo, l'entusiasmo è decisamente minore, perché sono anche un po' le palle. Ok, qua c'è il bagno, qua c'è il coso, ok, anche forse, ma sono uguali. Sono anche rotto un po' le palle, non ho la terrazza, beh, frega niente, ho il tavolo per il computer con tutte le prese, ok. Vabbè, sono tre palle sta storia, volevo tornare alla mia vita, che mi piaceva. Vabbè, preferivo il mio ufficio, comunque c'è il wifi, adesso metto in carica tutto quanto, tutte batterie, robe, scarico tutto il male, aggiornamenti, eccetera, vaffanculo. Sì, perché il gioco è bello finché dura poco e le regole le ho detto sempre io nelle mie partite. E, tutto bello, ok, per carità, l'Austria è bellissimo, abbiamo speso un disastro di soldi e ne sono felicissimo, va tutto bene, perfetto, veramente, tornassi indietro lo rifarei altre mille volte, però adesso basta. Cazzo, da tre giorni che stiamo qua per il cazzo e il camper non è stato visto proprio per niente. Infatti adesso sto aspettando che mi chiami l'assicurazione per dirgliene quattro, nel senso voi ci avete prenotato il carro attrezzi, ci ha lasciato tre ore in mezzo a una strada con le macchine che suonavano e tutto nonostante il triangolo e quattro frecce. E successivamente, insomma, cazzo, ci hanno portato da questo meccanico, sei stati là due giorni dal meccanico, il camper è stato guardato un'ora e 20 minuti e non è stato combinato niente. E ci hanno detto, guarda, abbiamo troppa gente, non riusciamo a seguirti, vai da un altro meccanico. Cioè, cazzo, non ho organizzato io sta roba. Sai cosa, gentile, tu dicevo questa cosa anche ad Alessia. Sembra che sia vestito, in realtà sono in mutande, sono in modalità smart working, no? Che io ora avrei una piscina figa, che tu l'hai vista nella puntata scorsa, o come combinerò questi video. Però sai, da solo, e questa è una cosa che fa riflettere, è curiosa, dai, è curiosa. Da solo, proprio non ho voglia, non ho cazzi, vabbè che sono anche le 6 e potrei andare, sì, prima di te, presto, però no, proprio non ho voglia. E l'altro giorno perché avevo voglia? Perché ero motivato, che c'era anche Giacomo e l'Alessia, quindi sono andato carichissimo, felicissimo e è stato bellissimo. Però ora proprio no. Ci potrei andare tipo per far vedere che io sono quello che si diverte, fai tuffi in piscina, ma sai che il mio canale non funziona così, non solo per il discorso monetizzazione, eccetera, eccetera, ma proprio perché non me ne sbatte un cazzo di fare queste cose. Infatti a volte puoi vedermi magari sempre a Jesolo, eccetera, perché a me non me ne sbatte niente per viaggiare, per far arricchire il canale, cioè a me del canale, tra virgolette, o meglio, sotto questo aspetto, ok, l'aspetto viaggi, visualizzazioni, sensazionalismo del canale, non me ne sbatto proprio niente, ma niente, zero, mille volte meno di zero. So che essere sinceri e realisti è molto molto noioso, ok? Io potrei andare a fare cazzate, scherzi in giro come fanno gli youtuber, potrei fare i tuffi in piscina piuttosto che chissà quale altra cosa, o visitare il paesino, le montagne, eccetera, eccetera, ma non ho voglia, ok? E quindi se la verità è stata dentro la stanza, non è interessante, non fa views. Però ragazzo, mi piace a me. Sono qua che faccio le mie cose col computer, gli aggiornamenti. Idem il tablet e il telefono, esatto. E mi godo sta atipicità dell'Austria. Aggiornamento, sì, sempre in mutande, sì. Allora, niente, vi ho dato una incarnata. Allora, io ho imparato nella vita lavorativa, che in teoria, incazzandosi, facendo la voce grossa, eccetera, ti spiani la strada. Non è proprio così. In realtà ti danno magari
l'idea che tu avevi questa strada spianata, oppure te la spiani, diciamo, per il momento presente, ok? Ma poi per il futuro c'è una sonda anale di un diametro di 2 metri, capito? Quindi comportarsi sempre con intelligenza, semplicemente con intelligenza, e capire anche che, insomma, certe persone con cui hai a che fare magari poco ne possono, quindi anche è inutile prendersela con gli operatori, eccetera, eccetera, che poi ti non gli impone niente, anche perché sei sempre diversi. Quindi massima gentilezza, portarli un po' all'empatia, in modo che percepiscano questo disagio, che lo provino, no? E quindi che cerchino di risolverlo spontaneamente, ok? E questo per dire che, vabbè, ancora notti di albergo per altri 2 giorni, altre 2 notti. Questo più che altro, insomma, non tanto l'albergo, chi se ne frega, ma perché non ho più acqua in camper e non posso andare a fare acqua, visto che il motore non funziona, ok? E beh, un po' anche per risparmiare, perché insomma anche oggi ho preso 2 cazzatine, cioè un cordon bleu, 2 cazzatine, insomma 30 passa euro, hai capito? Perché ogni roba costa un disastro qua. Quindi prova a immaginare l'area camper, per capirci, il campeggio, diciamo, il Côte d'Ivoire costa 55 euro, hai capito? Poi dopo ti va a metà tassa di soggiorno e chissà quante altre spese extra, corrente, eccetera. Quindi sì, il gas, che non so con quanti giorni posso andare avanti col gas. Comunque io così mi sono organizzato che adesso sfrutto questo, mal che vada, se vedono che la situazione va per le lunghe, eccetera, è incluso anche il rientro in patria, sia per me che per il mezzo. Quindi mi portano pullman in Italia, dove troverò qualcuno probabilmente di più professionale, ok? Non per essere razzista, però insomma, mi pare che qua, se dà tanto a intendere, no? Ah, gli austriaci, italiani, pizza e mandolino, ma in realtà, insomma, pizza e mandolino, sto perde coglioni. Pizza e mandolino lo saresti stato tu se fossi stato capace di fare la pizza come Dio comanda e di suonare il mandolino. Mamma mia, sono mille volte più stanco con queste stronzate qua che quando lavoro, robe amati. Sai che però io ho dei gusti a merda, cioè praticamente era un piatto dei limoni coi bisi, che sarebbero i piselli. Oh, vieni qua, costa come in Enoteca a Matera, in centro, porca troia, centro storico. Zuppa di verdure a me sconosciute, niente a che vedere col minestrone di Menona. Aspetta che parli piano, che Marino capisce. Certo che l'ananas e il riso col poastro, ahimè. In mezzo a vista che sono morto di fame, non mi manca domandare se vuoi il dolce, mi ha portato diretto. Cari, sono tanto carini, ma anche tanto, no, fai, si passano in termine, segui i sorrisi forzati degli inglesi. Guarda che mi sono perso di qua. Che tipo, a me, cioè, quando ti dice, che par quasi ti sei di un pizzala, e se no, Dio caro, cioè, ti si sono che, Dio, ho finito di mangiare, vuoi in camera?